Salve a tutti, sono Mario Contino e vi do il benvenuto in questo nuovo video per il portale Universo del Mistero. Oggi parleremo delle famose streghe di Salem. Prima vi invito a registrarvi al canale e a selezionare la campanellina per restare sempre aggiornati sui nuovi video. Prima di addentrarci nel merito dei processi che insanguinarono la storia di quell'antico villaggio, cerchiamo di contestualizzare bene gli eventi per quanto ci è possibile. Salem era un villaggio del New England e nel lontano 1692 rappresentava l'ultima colonia civile prima delle selvagge terre dominate dalla natura e dagli indigeni, praticamente l'ultimo villaggio prima della natura selvaggia, ecco, diciamo così. Gli scontri tra i coloni inglesi e le tribù dei nativi erano praticamente all'ordine del giorno e gli abitanti vivevano in uno stato di perenne senso di pericolo. In una simile situazione si creò il pensiero secondo il quale la causa di quella vita così precaria era da attribuire a Satana e alla sua opera malefica. Ai tempi era molto sentito tra i coloni inglesi il puritanesimo, i cui seguaci sostenevano la purificazione della Chiesa d'Inghilterra da tutte le forme, gli usi e i costumi non previsti dalle Sacre Scritture. In pratica, secondo i puritani, la Chiesa doveva essere slegata dal potere politico e doveva tornare alla semplicità, alla santità descritta nei Vangeli, quindi nelle Sacre Scritture. Tra i cristiani puritani vigevano regole morali ferree che si scontravano spesso con il contesto belligerante e sanguinario nel quale vivevano queste persone, tanto da sfociare nell'individuazione di un capro espiatorio che potesse giustificare il tutto, ossia il diavolo per mezzo dei suoi adepti, appunto streghe e stregoni, la via più semplice. Nell'inverno fra il 1691 e il 1692 Elizabeth Parris, detta Betty, ed Abigail Williams, due ragazze parenti del parroco di Salem, iniziarono ad avere dei disturbi di natura psichica, veri o ben orchestrati che fossero poco importa, sta di fatto che tali problemi vennero ricondotti all'azione di una strega. La caccia alla strega cominciò dai popolani più che dalle autorità giudiziarie. Molte furono le donne che tentarono di individuare le streghe nei modi più assurdi, spinti da isteria e superstizione. Ci fu persino chi si affidò al fiuto dei cani, ai quali era stata fatta annusare l'urina delle possedute, in modo tale da poter poi arrivare a identificare l'identità di questa presunta strega. Alla fine, quando altre ragazzine iniziarono a manifestare presunti sintomi di possessione demoniaca, si pensò bene di interrogare proprio le vittime affinché potessero indicare la strega o le streghe che le stavano vessando. Chiaramente, le ragazzine, sentendosi forte di un potere legato più alla follia degli uomini che alla giustizia divina, quindi sentendosi forti del nulla, se così vogliamo dire, iniziarono ad accusare donne con le quali avevano avuto screzi, coetanee ritenute magari rivali in amore o semplicemente povere donne emarginate che vivevano appunto ai margini della società. Dopo le accuse fu istituito un tribunale giudiziario e i processi ebbero così inizio. I sospettati vennero prima interrogati anche sotto tortura, anzi soprattutto sotto tortura, poi messi alla prova nella recitazione delle preghiere cristiane e posti al cospetto delle ragazze che dichiaravano di essere possedute, perché a quel tempo si pensava che le streghe e gli stregoni non potessero recitare le preghiere senza sbagliare, questo perché c'era comunque la convinzione del potere demoniaco che andava svanendo al cospetto del sacro. Il 10 giugno 1692 iniziarono le esecuzioni. La prima fu Bridget Bishop per impiccagione. Il luogo della sua morte è ancora oggi conosciuto come Witches Hill, la collina delle streghe. Dal 10 giugno al 22 settembre 1692 furono processate ben 144 persone, 54 di loro confessarono sotto tortura di essere streghe e ne vennero giustiziate per stregoneria 19. Non tutti concordavano che la causa dei mali delle adolescenti fosse opera delle streghe. Alcune di quelle ragazze avevano praticato esperimenti di divinazione nelle settimane precedenti alla manifestazione degli attacchi e poiché la divinazione, come altre pratiche magiche, era condannata dal puritanesimo come attività molto affine alla stregoneria, ci fu chi sospettò che fossero state esse stesse le cause del loro stesso male. La caccia alle streghe di Salem ebbe fine solo quando i pastori più influenti della religione si lamentarono e tennero sermoni contro il tribunale incaricato dei processi. Si badi che inizialmente le lamentere non riguardarono le torture disumane e gli omicidi, ma la sommaria e insufficiente raccolta delle prove. Agli inizi di ottobre del 1692, il reverendo Increase Mather, personaggio eminente in ambito locale, tant'è che era stato rappresentante della colonia a Londra e aveva avuto non poco peso nella nomina dello stesso Phillips a governatore, tenne un sermone criticando aspramente l'operato del tribunale inquisitorio e dichiarando che sarebbe stato meglio che 10 streghe fossero rimaste libere piuttosto che un solo innocente fosse stato condannato ingiustamente. In novembre il governatore Williams Phillips ordinò la sospensione dei processi e nei primi mesi dell'anno successivo fu istituita una speciale corte di giustizia per esaminare i casi pendenti. Ancora oggi l'orribile storia delle streghe di Salem rivive in romanzi, film e serie televisive, anche se il più delle volte queste tendono a storpiare la verità storica dei fatti. Bene, spero che l'argomento vi sia piaciuto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.